Boni per aver partecipato al nostro telegiornale e continuiamo a parlare di teatro con un servizio su Anima Nera di Giuseppe Patroni Griffi in scena al Teatro Piccolo Eliseo di Roma. Anima Nera di Giuseppe Patroni Griffi ebbe verso la fine del 1960 un unanime consenso. La commedia era interpretata allora da Rossella Falk. 35 anni dopo, Anima Nera è riproposta al Piccolo Eliseo di Roma e la Falk torna ad occuparsi della pièce in quadrupla veste, come regista, come scenografa, come costumista ed interpretando una parte breve ma intensa, quella di Alessandra, sorella di un defunto ed eccentrico signore che ha lasciato una scomoda eredità. È la storia di un amore messo a confronto con la vita, il bilancio di due esistenze, quella di Adriano e di Marcella, una coppia divisa da incompatibilità e rigurgiti del passato. Fa da sfondo una città come Roma. L'ago della bilancia è un'ex amica piuttosto disinibita di Adriano, testimone degli irrequieti bei tempi andati. L'anima nera di Adriano è affidata all'interpretazione di Fabio Poggiali, Marcella è Veronica Logan e Barbara Scoppa è Mimosa. Marina Zanchi e Luciano Federico sono gli altri due interpreti dello spettacolo, che rimarrà in scena al Teatro Piccolo Eliseo di Roma fino al 30 aprile.